Inizia una nuova puntata di Tano TV. Sigla! Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua. Pronto per stare in vostra compagnia. Andrea e Rosalinda sono felicissimi. Adesso vi voglio far vedere quello che è successo proprio poche ore fa. Vuoi togliere quelle fastidiose caccoline che ogni giorno ti colpiscono il naso? Ora mi stanno staccando la pelle, guardate, guardate che roba. Guarda, guarda la pelle, guarda la pelle. Oh no, eri. Una droga. Facciamo qualche punturina qua di Botox. In un attimo. Oh, 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 occhi di gatto. Due ragazze bellissime. Due sorelle furbissime. Furbissime. Due ragazze bellissime. E lui farà? Io farò? Cristina. Bello. La prossima, no? Sì, la prossima puntata. Esatto. Noi cuffi siamo così. Noi siamo cuffi. Oh, è arrivato il momento di struccarsi, finalmente, con la retina dei piatti. Perché poi ho gli incubi che sogno di rimanere senza sopracciglia. Ditemi voi. Ditemi voi! Senta. Oh, oh. Cattiva, sei cattiva! Non è vero. Modo, Kinu, metti dentro quella belva immediatamente. Sembra a caso di tirarlo fuori così? Non è neanche carino, no? Buongiorno, il primo di una lunghissima serie di caffè che per oggi. Avevo la sveglia alle 7, non ce l'ho fatta. Adesso è arrivato il momento di alzarmi, studiare un po' e poi andare negli studi Rai. Altra giornata. Forza. Ebbene sì, oggi già a casa. Stamattina abbiamo fatto canto, dopo recitazione e non avendo balli questa settimana sono rientrata prima. Questo significa continuare a studiare a casa. Sono rientrata intorno alle 4, ho riposato un po', adesso l'ho provata 2-3 volte e credo che la mia giornata di studio finirà qua perché sennò rischio di arrivare senza voce. Sono molto contenta questa settimana di interpretare Francesca Michelin. Tra l'altro mi sono andata a risentire le sue canzoni, le prime anche canzoni, e mi piace tantissimo il suo modo di fare musica. Quindi spero di fare bene, l'impegno c'è sempre, non manca e spero che si vedano i risultati. Quattro occhi pure oggi. Le mie povere sopracciglia, non si capisce più cosa sono diventate. C'ho ancora, c'ho continuamente colla, colla ovunque. Infatti, per disperazione sono passata in erboristeria, ho comprato l'olio di ricino perché ne ho sentito parlare benissimo per la crescita delle sopracciglia, capelli, insomma, peluria in generale. E adesso voglio provare a metterlo con uno scovolino nelle sopracciglia e la sera prima di andare a dormire e vediamo se un pochino mi aiuta a rinforzarle, perché sicuramente la colla nelle sopracciglia
non aiuta, anzi, quindi spero nel miracolo. Perché il giorno in cui tu l'attivi, eccoci amici miei, allora abbiamo visto Rosalinda. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento con Tano TV.